Ciao ragazzi, un saluto a tutti i fans e follower di Social Media Motori. Io sono Stefano Sordelli, sono qui a Misano per presentarvi la nuova Seat Leon. Siamo qui in una giornata particolare dedicata a chi di auto è realmente appassionato. La nuova Seat Leon si va ad inserire nel segmento C delle berline compatte in Italia, unica vettura del segmento C ad offrire la tecnologia LED non solo per le luci di posizione ma anche per i proiettori, quindi per i fari abbaglianti e anabbaglianti. Il secondo punto di forza è il sistema di infotainment, quello che noi di Seat chiamiamo Easy Connect. Ci spingiamo a dire che è un sistema di infotainment 3.0, totalmente touchscreen, con la possibilità di lavorare e muoversi sullo schermo come se fosse uno smartphone e con sistemi di connessione all'SD card, al Bluetooth di ultima generazione. E infine il Seat Drive Profile, per un'esperienza di guida unica. 4 possibilità di settaggio della Leon, 3 già preimpostate, sport, eco e normale, ma una personalizzabile per creare l'auto come io la posso preferire. Seat non più Automotion, ma Seat è Engineering, quindi gioia di condurre, e l'Engineering, quindi la componente ingegneristica e tecnologica. Dal punto di vista del design si presenta molto compatta. Siamo riusciti a guadagnare 10 cm di spazio interno mantenendo le linee fluide ma molto compatte. Aiuta questa cosa il pianale MQB, il nuovo pianale del gruppo Volkswagen, che consente a questa vettura di avere un passo più lungo rispetto alla precedente di 5 cm, ma di essere più compatta rispetto alla scorsa versione di altri 5 cm. Parliamo di propulsori di ultima generazione, quindi tanto i benzina come i turbo diesel. Partiamo dal 1200 TSI da 86 cavalli per arrivare al 1400 TSI da 122. I turbo diesel, 1600 turbo diesel da 90 cavalli con Monrail, il 2000 TDI intanto a 150 cavalli, ma a breve, da aprile, già utilizzeremo i 184 cavalli sulla versione FR. 3 di queste motorizzazioni dotate di cambio VSG. La versione entry per noi, che è la versione reference, è già dotata di tutti i principali sistemi di sicurezza attiva e passiva, è già dotata di aria condizionata, è già dotata di radio a 5 pollici touchscreen, quindi comunque sia con USB e SD card, comandi radio al volante, computer di bordo, quindi un livello di allestimento già in una versione d'entrata molto elevato. Da gennaio Leon verrà presentata al mercato da 15.300 euro completa di tutto. Per chi fosse interessato ad acquistare la Leon entro il 31-12, in realtà c'è una campagna promozionale specifica che, oltre a supervalutare l'usato, dà la possibilità ai nuovi clienti di avere la tecnologia full LED inclusa nel prezzo, perché gliela omaggiamo noi.